Cosa hai fatto? Cos'è questo inganno? Inizialmente volevo, avevo puntato sul fatto che lei avesse una casa, avesse una stabilità, che fosse anche stanca un po' della vita che stava facendo. E che Ecco, aveva, aveva dei limiti. Avevo visto che lei aveva comunque co dei limiti, aveva delle regole. Era anche molto vulnerabile, fragile. Questo io l'ho capito. Quindi avevo un po' subodorato che. Per me poteva essere facile in qualche modo ecco mm, metterla, diciamo, ecco un po' in riga. In che senso in riga? Eh, farle fare quello che volevo io, farle fare quello che volevo io, come volevo io, per amore di andare d'accordo. Mm. Cioè... Ma le davo un po' di dispiaceri, delusioni, le facevo vedere che non ero felice, che non ero contento, che avevo bisogno di novità nella mia vita. In qualche modo le ho fatto capire che lei poteva essere la soluzione, la novità nella mia vita, che avremmo avuto un futuro insieme. Quindi proiettavo tutte le mie aspettative su di lei, e quindi che volevo, che volevo conquistare una nuova direzione nella mia vita e che lei in tutto questo sarebbe stata molto importante per farmi raggiungere un nuovo equilibrio, una nuova serenità, quindi le ho dato indirettamente diciamo ecco, <coughs> delle responsabilità investendola di un'aspettativa, diciamo ecco come se lei in questo senso poteva cambiare tutta la mia sorte, tutta la mia vita e poteva essere utile, no? Mm. E cosa invece, cosa, cosa significa questa casa? Beh, io non avevo una mia situazione, diciamo, ecco, la mia casa, diciamo, era totalmente devastata. Una situazione eh, mia, diciamo, ecco per quanto riguarda la mia stabilità, avere un tetto sulla testa, diciamo, era. C'è stato un momento che non avevo assurdissimamente un tetto sulla testa, c'è stato un momento che non avevo proprio ecco, delle situazioni stabili che anche avevo distrutto tutto quello che era stato ecco, importante perché mh, avevo investito tutta quella che era la mia costruzione effettivamente su quelli che sono i miei vizi, le mie, i miei difetti, le mie passioni, le mie dipendenze. Tutto quello che avevo l'ho investito diciamo, ecco, e lo spendevo in un modo diciamo, che sicuramente lei, sono sicuro, non avrebbe approvato. Quindi. Eh, vedevo che invece lei era una persona corresponsabile, che aveva realizzato tante cose, che aveva tanti progetti, vedevo che le cose le andav gli andavano bene, vedevo, insomma, ecco che lei aveva una vita stabile, felice, quindi su questa cosa volevo in qualche modo ecco, esserne beneficiario. Mm. Ho capito, come la vedi oggi? Come la vedi oggi? Visto che prima la vedevi vulnerabile. la vedo arrabbiata la vedo una combattente la vedo furibonda la vedo che veramente non so che cosa potrebbe fare la vedo una persona che <coughs> è in grado di amare è in grado di fare scelte <coughs> scusate scelte sentimentali diciamo ecco di sostegno di appoggio una persona che c'è una persona ecco che ricordo con grande affetto e con, eh, e con estrema dolcezza e simpatia per i momenti comunque di tenerezza belli, anche perché lei ha la testa a posto, non ha grilli per, per la testa, c'è cioè una persona ecco totalmente nella realtà e poi lei comanda, lei comanda, non si fa comandare da nessuno, lei è come dice lei alla fine, anche se è una persona collaborativa in un rapporto però se su una cosa è co lei è convinta di una cosa, di non è, non è possibile farle fare una cosa diversa rispetto a quello che vuole lei e poi è una persona che morde la vita, le piace la vita, le piace il mare, le piacciono le cose belle, eh, le piace stare bene quindi, e quindi lei ha un suo baricentro, una persona proprio con i piedi per terra, molto forte. Molto forte nella volontà, nel pensiero, eh, senza diciamo ecco, perdere l'equilibrio. Una persona che eh, attraversa le tempeste senza farsi scalfire, anche le cose diciamo ecco, più bestiali. In ogni caso, lei è come se riuscisse a essere la padrona di tutto, anche delle sue stesse emozioni, persino a una certa delle mie. È una persona capace di fare con ecco le sue scelte, non la trovo che è indecisa, la vedo molto convinta nelle sue cose, anche se eh, per degli aspetti io stesso non ho capito com'era, eh, diciamo, ecco non la conosco poi fino in fondo a dire la verità. È come se le avesse anche un aspetto di sé che non fa vedere a tutti quanti, non l'ha fatto vedere neanche a me. Mm. Oggi quando la pensi, cosa pensi? Beh, penso che molto che non ho contatti con lei, penso che molto che non la vedo, penso che è un po' che lei se ne sta per i fatti suoi, che si è un po' isolata da tutto e tutti, o perlomeno questo è quello che è arrivato a me, quindi eh, quello che penso è che forse anche per un suo atteggiamento ecco, di prudenza perché sta pensando alle sue cose per... totalmente per i fatti suoi totalmente ecco per i fatti suoi e forse diciamo ecco si sta vivendo il suo dolore forse sta vivendo diciamo ecco o sta elaborando una delusione la delusione che gli ho dato io forse ha delle cose diciamo ecco che eh, altri pensieri o altre preoccupazioni forse sta cercando di eh, comunque ecco, chiudere qualcosa e metterci un punto anche facendo passare il tempo le emozioni le distanze mettendo proprio in questo senso ecco una certa distanza in maniera tale che possa girare il destino come dire ecco, a suo favore eh, sì credo che stia seguendo un po quelle che sono le sue passioni fondamentalmente penso questo cosa c'è nel <coughs> nel tuo cuore per lei cosa c'è nel tuo cuore per lei sinceramente prima cosa c'era prima e cosa c'è adesso raccontami Beh, prima si stava molto bene assieme ci divertivamo i momenti erano sempre come dire ecco di, di gioia siamo assieme siamo stati bene perlomeno poi, poi lei ha fatto la sua scelta ha detto che voleva starsene per i fatti suoi voleva ecco diciamo ecco accettare che le cose come dire ecco, non avrebbero potuto avere Uh, un andamento che era un po' quello che gli stavo imponendo io quindi quindi, quindi adesso non lo so, forse è felice con un'altra persona non mi hai risposto cosa c'è nel, nel tuo cuore Cosa c'era prima nel tuo cuore verso questa persona? Sei sempre stato sincero? Ah, ora lo vuoi dire? Ok, vediamo un po': c'era competizione, c'era competizione. Io volevo molto velocemente raggiungere, diciamo, degli obiettivi dal punto di vista materiale, a dire la verità. Cosa c'era? Forse non c'erano quei sentimenti di cui dovrei parlare, c'era più una formalità, un sentimento diciamo ecco formale. Io mi comportavo come se ero quasi suo marito, come uno che poteva avere autorità su di lei, che poteva interferire nelle sue decisioni, come se noi fossimo diciamo in qualche modo ecco in un vincolo diciamo ecco ufficiale. E volevo anche tutto molto velocemente, molto in fretta, volevo avere sempre ragione quindi volevo avere anche delle cose da lei. Io ho chiesto denaro, ho chiesto cose direttamente e persino indirettamente. Quindi mi stai dicendo che in passato c'è stato opportunismo da parte tua? L'ho fatta soffrire. L'ho fatta soffrire. Sono stato una persona crudele. Anche io ho sofferto. Attualmente cosa provi per lei? Attualmente cosa c'è nel tuo cuore per lei? Beh, attualmente io, onestamente, penso di doverle delle scuse. Penso di dover... In qualche modo, ecco, riabilitare la mia immagine. A che scopo? Perché? Perché vuoi riabilitare la tua immagine? Beh, la situazione tra noi è un po' ferma, diciamo che ecco, non si muove niente è rimasto latente un conflitto quindi eh, mi piacerebbe sapere la verità ma anche dirle la verità e almeno pensare se ci può essere una riconciliazione almeno per un'amicizia o se per lei va bene se non possiamo avere un futuro assieme per a me piace se lei vuole stare con me quando vuole lei io sono disponibile mm. Qual è questa verità? Qual è, quale sarebbe questa verità? Questa verità che tu le devi dire quale sarebbe? Quale sarebbe questa verità? Quale sarebbe questa verità? che io stavo male, che non stavo bene, che a volte non sono in me, che... che mi è dispiaciuto come sono andate le cose, che mi è dispiaciuto avere ferito i suoi sentimenti, averle portato alle spalle in certi momenti, che ho stima di lei, che è una bella persona, non è quello che gli ho detto, non è neanche lontanamente quello che gli ho detto, che, che prova attrazione per lei, che lei è una donna intelligente, una persona in gamba, ha sempre avuto ragione, che lei riesce a vedere le cose con oggettività e che non si è mai sbagliata e che, e che avrei voglia di rinnovare il nostro rapporto, di avere comunque un rapporto con lei. Spero che ci possa essere una possibilità in questo senso di cambiare un po' le cose. A che fine, a che scopo vuoi cambiare le cose? Per la tua coscienza? Beh, beh, io adesso... Sono in una situazione un po' migliore rispetto a prima, diciamo, ecco, eh, lei rispetto a me è sempre stata meglio, io ho avuto dei problemi, delle difficoltà anche economiche, ho avuto dei momenti che non sono stati proprio diciamo ecco, a pro di un rapporto, di una relazione. Anche adesso non è che sto proprio benissimo a dire la verità, ci sono sempre problemi finanziari. E quindi quale sarebbe lo scopo? Ti servono di nuovo i suoi favori? Ti servono di nuovo i suoi prestiti? Ti servono di nuovo i suoi regali? Cosa vuoi? No, io voglio stare in pace. Voglio stare in pace, desidero... desidero... diciamo ecco essere... Una persona che viene considerata seria anche farle vedere che mi merito un'opportunità davvero come avevo detto, che, che quello che le ho sempre detto è la verità, che ho stima di lei è, è anche giusto anche per la mia coscienza, sì, per ripristinare una giustizia, perché non mi sono comportato bene, quindi ho comunque con debito. Eh, Scusa, ma se lei ti ha dato delle cose e se hai un debito gli, gli ridai le sue cose, gli ridai i suoi prestiti, gli dai tutto quello che ti ha dato, comincia da lì. Per fare questo mi serve. Questo adesso non lo posso fare, mi serve altro. Questo mi dispiace, non lo posso fare. Per ora non lo posso fare. Per ora non lo posso fare, l'unica cosa che posso fare adesso è dirgli che sono stato sincero nel volerla corteggiare. Ma questo è vero opp oppure è un escamotage? Questo è vero o è un escamotage? Questo è vero, questo è, questo è vero, cioè, questo... Questo è vero se ci crede, scusami. Questo è vero se ci crede a dire la verità, cioè ci vuoi provare di nuovo a dire la verità? Eh, cioè perché eh, stai facendo tutto sto prestigiatore con questa persona? A che titolo? Tutti questi giochi di tutta questa fuffa. Qual è il motivo? Perché, cioè sembra che tu voglia praticamente giocare con i suoi sentimenti, non hai nessun rispetto, perché? No, non è vero che non ho nessun rispetto, io sono seriamente dispiaciuto. A volte ci penso la notte, quando mi metto a dormire, questa cosa che è finita, mi dispiace davvero tanto, io, io le voglio bene, questo è sicuro, volergli bene, le voglio bene. Ah. Diciamo, ecco, un bene ipotecato diciamo che dove l'ipoteca è che le cose devono andare come dici tu o no spiegati meglio che cosa sarebbe questo tuo volergli bene in che cosa consiste questo tuo volergli bene esattamente che quando ti serve o hai bisogno e pensi che lei ti possa aiutare vuoi trovare la porta aperta stando disponibile se alle volte lei si vuole mettere Sdraiata nel letto con te. No, no, me ne sto al mio posto, non, non faccio niente. Me ne sto al mio posto, non faccio niente perché non voglio sbagliare. Non, non mi hai risposto però. Non mi hai risposto. Parla. Alcune cose non posso dirle. Non le posso dire perché ho bisogno di tempo. Sto aspettando delle cose, sto aspettando quando è il momento giusto anche per, eh, per tornare indietro, per eh, avere delle possibilità, per eh, essere un uomo in grado di amare come è un uomo, quindi con le azioni effettivamente ecco concrete, con quelle sicurezze necessarie a livello affettivo. Anche a livello materiale, poter offrire delle reali possibilità. Io per questo non mi posso sbilanciare adesso, perché questo ancora io non lo posso fare. Ma prima ti sei sbilanciato, però, prima ti sei sbilanciato. L'hai capita a posteriori, quando lei ha, ha capito che, che forse non ti dovevi sbilanciare neanche prima. Lì adesso ho capito. Adesso ho capito che devo cambiare. Devo cambiare il proprio punto di vista. Devo cambiare atteggiamento. Se voglio avere una famiglia, se voglio rifarmi una vita, se voglio avere una persona accanto. E, e anche se voglio lasciare un certo tipo di vita, lasciarmi il passato alle spalle a favore, ecco, almeno di una vita di coppia equilibrata, serena, bella, ecco questo diciamo ecco come. Come quello che tu pensi che è buono per te, quasi a livello istituzionale, con queste Dieci di Pentacoli, diciamo ecco un po' come da, da libretto e romanzetto armoni, Ma i tuoi sentimenti, in realtà, quali sono? Cioè, che intenzioni hai tu? Va, parliamoci via, che intenzioni c'hai? Che, che intenzioni c'hai? A me mi sembra, un pochettino farfarello, eh? O forse non lo sai neanche tu perché non sai neanche che cosa devi fare la mattina rispetto al pomeriggio. Cosa provi per questa persona realmente? Perché sento ancora che c'è un po' di opportunismo, questa persona ti piace perché ti conviene. Quindi non è che ti piace anche lì dove non ti conviene, perché sai l'amore è anche sconveniente. Quindi tu cosa provi per lei? Non è detto che lei tornerà con me. Eh, è probabile che lei non tornerà mai più con me. Ad oggi io non credo molto in, in un suo atteggiamento collaborativo. So che è una persona sicuramente equilibrata, che non mi farà la guerra. So che è una persona amabile, che è una persona ecco, con un cuore grande, ma so anche che lei eh, al momento diciamo ecco, penso che abbia persino l'angoscia a darmi un pochetto di confidenza. Continui a non rispondere come se dipendesse dal fatto che lei ti crede. Qua non è il problema. Lei, se ci sta con te, allora la ami. Se lei non ci sta con te, allora non la ami. Come funzioni? Cosa provi per lei? Devo dedurre che non provi niente. Basterebbe ammetterlo. Forse dovresti dirlo una volta per tutte. Dire le cose, sai prenderne coscienza e cambia tutto mm? no io voglio andare avanti voglio conquistarla voglio conquistarla voglio superare questa crisi voglio avere una stabilità adesso sono più umile mi sono calmato ho sto capendo i miei errori e voglio abbandonare un certo tipo di vita non voglio avere gli atteggiamenti che avevo avuto prima con lei di persona diciamo ecco arida di persona Tirchia, taccagna, diciamo, ecco, sempre a criticare, mai a farle complimenti. Eh, voglio essere una persona nuova, voglio essere una persona totalmente diversa rispetto alle mie posizioni che ho avuto sempre. Al mio modo di ragionare, voglio essere una persona amata. Onestamente, io voglio sentirmi amato. Se ti devo dire la verità, eh, eh, però. Prima volevo sentirmi amata a modo mio, c'era solamente il mio modo di vedere le cose. Ora Ora voglio cambiare, ora voglio cambiare modo di amare. Ma, lo, ma manco lo sai come devi fare, dire la verità. Quindi stiamo parlando sempre di cose ipotetiche. cioè, cosa, cioè In sostanza tu che impegni ti dovresti prendere con questa persona perché lei possa capire che la ami? E mm? che tu rispetto a prima quindi sei cambiato e che appunto la ami, no? Che sei innamorato, <coughs> voglio farle cambiare idea rispetto al fatto che lei vuole stare da sola. Voglio, voglio, voglio dedicarle proprio tutta la mia vita. Voglio che noi siamo io per lei e lei per me e al di là di questo non ci deve essere nient'altro, una vita dedicata ecco l'una all'altro, con impegno, con fatica, sono orientata a superare tutte le difficoltà, senza, diciamo ecco, con la serietà, voglio essere una persona seria, voglio cambiare tutto, voglio cambiare tutto, voglio chiudere con eh, il me di prima, perché voglio andare incontro, realmente ecco, all'amore, e... Eh, voglio essere una persona responsabile, voglio trovare anche una situazione migliora ecco, migliore, migliore ecco, rispetto a quello che è il lavoro, voglio farla stare bene, anche se è possibile che lei non debba lavorare, che posso se è possibile la mantengo io. <coughs> farla sentire tutti i giorni importante, corteggiata, portarle dei fiori, farle dei regali. Saltarle addosso, eh, guardarla, eh, farle i complimenti, darle una bella casa e anche eh, fare queste cose, diciamo, ecco, eh, diciamo, ecco, con, con il desiderio per, anche per un senso di rivincita perché se lo merita lei, me lo merito anche io, ma perché lei tutte queste cose non ce le ha. Lei non ce l'ha una casa, non ce l'ha un lavoro, non ha tutte queste cose? Ha bisogno di te? Pensi che queste cose le non ce e Se le, le dai tu è meglio? No, lei ce le ha. Lei ce le ha, ce le ha sempre, ce le ha sempre avute. Lei ha il suo orticello, c'è il suo orticello, ha, eh, ha le sue entrate, ha le sue cose. No, no, lei. Eh, magari ecco, può aspettare dei miglioramenti, quello sì, però le sue cose lei ce le ha, lei sta bene, lei è felice, io semplicemente se potrebbe essere più felice con me, io ci posso provare, non è che sono sicuro di, eh, che, che le possa interessare, però magari ecco, riuscirei anche a capirlo molto presto se gli può interessare, eh, se ne ho la possibilità, se mi dà la possibilità, gli posso dimostrare di essere cambiato, di essere una persona diversa di non essere più la persona di prima di volerla rendere felice mm. ho capito mm. eh. diciamo ecco, sei molto bravo e molto abile con le parole eh. tuttavia a me non mi convinci a me non mi convinci, sai. Secondo te perché non mi convinci? Perché tu sei forte. Perché tu sei forte. E stai cercando di di domare qua quello che io vorrei dire spontaneamente. Tu vuoi farmi dire farmi tirare fuori i ricordi, farmi tirare fuori quello che ho dentro. Farmi tirare fuori le mie intenzioni, i miei sbagli. Mi vuoi fare cascare? Ah, ma io le conosco quelle come te. Mm. Addirittura, e che, che succede con, con quelle come me? sai come fare? Tu dici le cose, ecco, per la pace anche lì dove ci sono i conflitti, anche le cose anche lì dove le cose sono totalmente finite. Secondo te tutto si può rigenerare, si possono avere delle dei migliori e si può trovare sempre un accordo e una soluzione? Ma io sono una persona che nella vita ho fatto tanti sbagli, forse tu no, ma io sì e tu non puoi capire che significa perdere tutto, che significa non avere punti di riferimento, che significa essere una persona quasi di strada. Eh, quanto può essere importante per una persona come me avere accanto qualcuno che ti ama, qualcuno che ti aspetta, qualcuno che ti fa sentire davvero un uomo, che ti fa sentire davvero importante, che è disposto a prendersi cura dei tuoi stati d'animo eh, e che capisce anche le cose non dette e capisce anche io non sto bene, io non sto bene, non sto ingannando nessuno, casomai inganno solamente me stesso, e forse sono anche una persona immatura, sicuramente, ho bisogno ecco di essere una persona più prudente anziché essere una persona impulsiva che magari sceglie di fare sempre la cosa sbagliata, ma ho sempre avuto una rabbia repressa e questa rabbia repressa per delle ingiustizie che magari ho subito magari lei non c'entra niente però in qualche modo ecco io è come se avessi portato il conto a chiunque mi ha offerto il fianco compresa lei e pensavo che lei questo poteva capirlo che non era nulla di personale che era una cosa mia personale però io Forse ho un po' esagerato, diciamo, ecco, a calcare la mano, sono stato un po' troppo trattenuto. Magari se eh, avessi immediatamente cercato di recuperare i miei sbagli, forse sarebbe andata in maniera diversa, però avrei trovato ecco, magari maggiore disponibilità ecco, da parte sua. Però io un po', come dire, ecco, una mia filosofia, che aspetto che le cose un po' si calmino. E quando le cose, sai, come quando il vino si mette a decantare. E Da lì, magari, ecco, si capisce eh, cosa c'è per il mezzo. Se un, un rapporto, una persona sulla quale poter investire e vedere se c'è appunto questa possibilità veramente, oppure se io stesso mi sono fatto, diciamo, ecco delle. Delle idealizzazioni, diciamo, ecco delle illusioni. Se è il caso di prendersi degli impegni, perché quando poi il rapporto riprende lì si capisce davvero se una persona investe, se ha voglia, appunto, di costruire lì. Appunto, è come dire, così rompe il velo di maglia Ed è molto meglio, diciamo, ecco del recuperare le situazioni così un po' subito. Credo che questi momenti, come dire, ecco di starlo servano appunto a decantare, a far comprendere veramente che cosa. Offrire anche degli stimoli per me e per lei. A me mi sembra un poco manipolativo a dire la verità. Guarda che io voglio la pace, guarda che io sogno la bellezza, guarda che io sogno veramente di poter andare a dormire sereno e di fare stare tutti sereni. Non desidero nient'altro. Io non voglio più fare la guerra, non voglio più competere, non voglio più vincere, non voglio più creare contrasti, non voglio più creare problemi. Voglio in qualche modo ecco semplicemente sentirmi coccolato a dire la verità. È questo che mi fa eh, forse dare anche il peggio di me quando dovrei dare il meglio di me, dovrei essere il primo a dare quello che vorrei, però tendo un po' così a ripiegarmi su me stesso, ad essere un po' ecco riferito, mi accascio e poi me ne pento. Sbaglio, me ne pento, volto le spalle e sono, sono instabile. Sono instabile, però sono una persona buona sono anche una persona che poi capisce i propri sbagli quindi chi diciamo ecco ti capita sotto tiro diciamo ecco diventa una martire per, perché tu sei stabile perché tu c'hai tutti i due cinque minuti no sarebbe quindi così a volte faccio un passo avanti a volte faccio tre passi indietro sono fatto così per ora sono fatto così cosa intendi fare? cosa intendi fare? non hai paura di averla persa? Se l'ho persa lo dirà solamente quel futuro, ancora non ho le risposte, quindi certo c'è una distanza, però penso che ancora siano vivi i ricordi, almeno se lo sono per parte mia, magari ecco lo sono anche per lei, sono ancora molto vivi di ricordi, arrivano subito alla mente, non è che devo pensare come qualcosa di lontano, quindi penso che qualcosa ancora c'è. Certo, qualcosa può anche essere cambiato, come io sto capendo che devo cambiare, come sto anche capendo che non ho voglia di perderla, anzi ho voglia di riconquistarla. Quindi ti senti abbastanza sicuro di non averla definitivamente persa. Poi cos'altro hai capito? <coughs> cos'altro hai capito? Finita, questo è sicuro. Finita è finita, cioè non è che siamo in stand by, è proprio finita. Ora se, si, si deve vedere se sono se è possibile, se sono in grado di un po' ribaltare la situazione, diciamo, di far ripartire questo motore, no? Quindi di andare, diciamo, ecco, in questo caso verso una continuità, verso una stabilità, verso diciamo, ecco, qualcosa che quantomeno è ecco, continuativo, duraturo, no? Sempre se non mi faccio prendere dall'impulsività. E se avrò questa forza d'animo, quindi di sicuro a dire la verità non c'è niente, quindi non posso dirti in questo momento, diciamo, ecco delle, delle bugie. Sto capendo questo, sto capendo che devo anche capire, devo accertarmi di come stanno effettivamente quelle cose a livello affettivo tra me e lei, devo anche capire se quindi ho la possibilità di avvicinarmi a lei, se me lo permetterà se questo sarà semplice oppure se sarà faticoso e quindi se ci potrà essere una riconciliazione per stare bene, non semplicemente per stare così, per stare proprio massimamente bene perché io voglio vivermi la quotidianità, la quotidianità con il problema della continuità. Che tu hai un po' un senso del calendario un po' particolare? No, io magari ecco non sono stato presente sempre. Però, però quando sono stata accanto io non penso che lei possa dubitare che ero totalmente preso ero totalmente presente e ogni volta ho fatto dei cambiamenti anche vivendo queste mie crisi anche cercando in qualche modo ecco di, 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 farle, di farle capire che a lei ci tenevo questo sì certo lei è sicuramente più matura ripeto ha delle situazioni che sono migliori rispetto alle mie io mi trovo come dire ecco anche eh, un po' rinco a volte mi sento ecco rispetto a lei cioè non è che posso dire che sono proprio ecco una persona come dire ecco che posso mettermi a fare la locomotiva sicuramente ecco ho cercato di forse di saldare questo gap forse con atteggiamenti poco puliti, poco limpidi, poco specchiati, parliamoci chiaro, quindi sono stato un po' uno che alla fine si è portato sfiga da solo rispetto a quello che desideravo, perché io vorrei ancora ad oggi che ci fosse la possibilità di eh, mettere a punto una vita stabile insieme, cioè vivere assieme il quotidiano, farci una nostra vita, investire come si, fanno, come si fa nelle coppie, nelle famiglie normali, no? eh, con tutto quello che c'è. A me lei piace piace tanto. Mi piace anche il fatto che si fa rispettare. Mi piace anche il fatto che poi anche lì dove mi ha dato delle certezze, ha avuto anche il coraggio di cambiare tutte le cose, di fare delle scelte, come dire, ecco, drastiche e di averle mantenute, nonostante anche i miei poveri tentativi. Ho visto che lei io, mi ha fatto capire cosa significa avere il rispetto di se stessi, anche se ci sono rimasto male, non ti nego che questa cosa ha ferito un po' il mio orgoglio e eh, quindi ho capito di aver sbagliato e mi pento di aver agito magari con degli schemi eh, che fino ad oggi avevano funzionato, hanno funzionato un po' anche con lei, diciamo, ecco, fino a una certa. Eh, non pensi che se riesci in qualche modo ecco, a riprenderla, rimetti in atto lo stesso schema dopo un po', appena ti senti un po' sicuro? Potrebbe essere, potrebbe essere se mi faccio prendere sempre da, dai miei vizi, se mi faccio prendere, diciamo, ecco, da, dalla parte peggiore di me. Potrebbe essere, potrebbe essere, potrebbe essere che a scapito di quello che desidero davvero io torni ad essere una persona abietta, diciamo, ecco, e che possa sabotare per l'ennesima volta la mia felicità, eh, che è poi quello che veramente, ecco, vorrei. Che è proprio quello che vorrei, anzi, dimostrarle che sono una persona affidabile e stare in pace con lei. Che cosa vorresti che cambiasse lei? Cosa vorresti che cambiasse lei? No, lei non deve cambiare niente, lei deve stare solo con me. Basta su so, questa è l'unica cosa che le deve fare. Non deve pensare che la sto illudendo. Non deve pensare che la voglio ferire, non deve pensare che non voglio stare con lei, non deve pensare che voglio farla stare male, non deve pensare che voglio avere ragione, non deve pensare che mi piace stare solo con gli amici e non con lei, non deve pensare che non ho voglia di impegnarmi, non deve pensare che ho la testa da un'altra parte o i miei pensieri da un'altra parte, ecco. non deve pensare che non ho voglia di essere una persona concreta. Non deve pensare a tutte quelle cose che non mi ha mai detto, ma che io ho capito che lei pensa perché, perché ci sono arrivato, che lei le pensa perché al suo posto le penserei anche io. Va bene. Va bene. Situazione complicata in divenire. Tanti auguri. Mettete la testa a posto, va? Ciao.